fanno nei parchi. A tale scopo sono anche interessato, perché essendo uno dei pro-organizzatori, collaboratori, corriamo al solstizio d'estate che si svolge nel parco di Villa Cordiani. Sono solo 5 km, ma sono, state tranquilli che sono molto più impegnativi di una gara di 10 km fatti su strada. Indubbiamente. Abbiamo sempre trovato il tempo buono. Anche beh, d'estate è un po' difficile, no, perché a volte magari fa 35 gradi, però sì. Siamo stati sempre fortunati che abbiamo trovato sempre temperature sotto i 30 gradi, quindi speriamo che anche quest'anno il tempo ci assista. Speriamo. Beh, penso insomma, voglio dire, la fate il 18 giugno, ma questo insomma mica ci deve massacrare fino a giugno questo tempo, insomma. No, per la pioggia o per il freddo, proprio per il caldo. Cioè, ecco. Tutto il contrario. Ecco, allora facciamo di pomeriggio, tanto pomeriggio proprio per questo, perché quando arriva la famosa brezza polentino che viene da esattamente mare, si rinfresca tutti. Sentite, a posto questo argomento che avete toccato, Perpino, organizzativamente, se fa caldo, che problemi ti sorgono? Allora, intanto diciamo che se fa tanto caldo, possiamo spostare magari di un quarto d'ora, 20 minuti la partenza. Poi però all'arrivo ci sarà un ottimo rinfresco, diciamo, che è a base di tè freddo e acqua minerale. Quindi non hanno mai sofferto nel parco di Villa Cordiani, che è molto ombreggiato, quindi non ci sono grossi problemi. E poi ripeto, la prima partenza è prevista della prima batteria alle 18.45, la seconda batteria alle 19.30, quando ormai il sole comincia proprio a scemare verso il mare, quindi non è che il sole ci picchia in testa. Certo. E invece Mario, che succede? Che problemi c'ha il podista se fa molto caldo? Beh, se fa molto caldo c'è una maggiore sudorazione, una maggiore perdita di liquidi, quindi andrebbe reintegrato. Ma trattandosi di una gara di soli 5 km, il problema non si pone, perché appena arrivi basta una bottiglietta d'acqua di mezzo litro d'acqua minerale e ripristini tutti i liquidi. Volendo si possono anche prendere altre sostanze tipo Gatorade, queste qui con sali minerali, però diciamo, trattandosi di una gara di soli 5 km, il dispendio di energie e la quantità di liquidi che si perdono anche con temperature molto elevate, certo, se fa 40 gradi è meglio starsene a casa, certo, ma fino a 30 gradi non ci sono problemi. Senti Mario, facciamo finta che è di oltre 5 km, tu che cosa consigli? Acqua o questi prodotti? No, acqua, sempre acqua. Poi, se ci sono altri integratori a disposizione, noi purtroppo non ce l'abbiamo, ma nelle gare per esempio molto lunghe, tipo maratona, ci sono nei ristori, ci sono sia l'acqua che i sali minerali, ognuno sceglie quello che più gli è più aggrada. Perfetto. Allora andiamo nell'ultima pausa musicale e poi rientriamo con l'ultima parte della trasmissione con un po' di curiosità che magari i nostri ospiti sanno darci. Ci sentiamo appena finita la musica. Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, darsi chi abbia perso solo le mie bugie. Sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credici un po'.
che ti bastasse solo quello che ho, io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più, credimi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi, credici un po' di più davvero. Sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei, ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho, mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo, credi, credici un po' di più davvero, credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia. Eccoci, eccoci di nuovo in diretta, Radio Roma Futura, la rubrica del podismo, Pino De Gidio e Mario Moretti, i curatori della trasmissione. Allora, io quest'ultima parte della trasmissione volevo un po' avere un po' qualche curiosità, intanto anche delle vostre esperienze, cioè quello sostanzialmente se ci raccontate ai nostri ascoltatori le vostre esperienze che avete fatto nelle maratone, nelle manifestazioni, in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Beh, quello che posso dire io è, io non avevo mai fatto nessun tipo di sport fino a 53 anni, poi diciamo mi sono un po' appassionato, ho cominciato a giocare a tennis, ma evidentemente il tennis non era adatto, perché tennis è una questione di riflessi e quindi a un certo punto insomma ho dovuto smettere. E tra l'altro ho cominciato a corricchiare soltanto per fare un po' di fiato. Poi ho avuto un problema col tennis, ho continuato a correre, ho visto invece che come corsa riuscivo meglio. Praticamente ho cominciato a correre a 57 anni. I risultati migliori li ho ottenuti a 65-66 anni, dove praticamente non avevo più avversari nella mia categoria, vincevo quasi tutte le gare che facevo, sempre riferiti a, certo, ai miei ai miei compagni di età, ecco, gli stessi. Però ho ottenuto proprio dei risultati che se avessi cominciato a correre a 20 anni probabilmente riuscivo ad andare anche alle Olimpiadi, ma io non sapevo di avere queste doti nascoste e quindi non, appunto, non avendo mai fatto sport ho cominciato in tarda età. Con questo voglio dire che
non è mai tardi per cominciare. Quindi tutti quanti che vogliono, anche in tarda età, specialmente quando uno va in pensione e c'ha più tempo, di dedicarsi a questa attività sportiva, cominciando a correre con quei programmi che stanno sul sito, che poi illustrerò indettagliatamente la prossima settimana, li illustrerò magari tutte e due, uno una settimana e uno l'altra settimana, proprio per far sì che siano sempre di più gli atleti di una certa età, le persone di una certa età, che si affacciano a questo tipo di attività sportiva, che tra l'altro, come abbiamo detto e ripetuto, fa bene alla salute. Esattamente. Invece le tue esperienze, Pino? È quasi analoga. Cioè, no, io lo sport prima lo facevo, però come tutti i giovani, uno sport che richiede un attrezzo, quindi andavo sempre sul pallone. Un attrezzo rotondo. Perché era, diciamo che all'inizio, quando uno comincia, è noioso, insomma, correre senza avere stimoli, che può essere tennis o calcio, insomma, perché devi correre e basta. Poi però, quando cominci, ho cominciato a fare un po' sul serio, e qui pure io parlo di 50 anni, oltre 50 anni, che ho cominciato a fare degli allenamenti specifici, allora la noia di correre e basta è passata, perché dovevi rispettare certe tabelle, dovevi rispettare certi tempi, e quindi ho iniziato anche io a avere delle soddisfazioni. E come, non come Mario, che ha fatto questi tempi strepitosi, però della mia categoria, sempre dentro i primi 4-5, ho fatto una decina di maratone, della maratona di Roma, solo la maratona di Roma, con tempi sempre abbastanza buoni, sempre sotto le 3:30, e la mezza maratona anche fino all'anno scorso, con tempi di 1:30, 1:31, 1:27, quindi le soddisfazioni te le dà questo sport se lo vai a fare. E adesso magari Mario si è acciaccato per problemi della colonna, del disco. Io ho avuto un problema che mi sta tormentando, che è la spina calcaneare, sto un po' fermo e comincio a sentire il disagio di stare fermo. Proprio lo sento. E poi c'è un altro problema, che quando noi siamo abituati a correre e ti fermi, continui a mangiare come prima. Esattamente. E allora non ci vuole tanto a prendere quel chiletto in più, che poi lo risenti non correndo, ma soltanto facendo le scale per andare a casa, che ti arriva il fiatone cosiddetto. Allora l'ultima domanda che vi faccio è questa, e poi andiamo in chiusura. Che cosa avete notato, diciamo, tra gli appassionati, in particolare qui nel parco di Villa Gordiani? Perché io mi è capitato, vedendo voi, insomma, anche quando passate, che la gente ormai vi riconosce, no? Cioè i podisti di zona vi riconoscono. Sì, sì, ecco. Per voi questo qua immagino che è un motivo anche di orgoglio per il lavoro che avete fatto in questi anni. Però che vi sentite di, che consigli di solito date, che domande loro vi fanno generalmente? Tanti dicono chi tuo papà, magari. Diciamo che io ricevo molte mail di persone che chiedono consigli per come migliorarsi nei tempi delle proprie prestazioni. Io questo non lo so fare, quindi rimando sempre ai consigli dell'allenatore vero, che lui ha più capacità tecniche. Io posso parlare della mia esperienza personale. Io ho cominciato a correre senza fare le ripetute, questi lavori particolari, faccio soltanto dei lunghi. Ho fatto la mia prima maratona praticamente facendo soltanto 5 allenamenti, ho fatto 5 lunghi e ho fatto la maratona a un tempo abbastanza decente, avendo pure già 60 anni, quindi 3:34, cosa che molti giovani non riescono ancora a fare, e magari si allenano più di me. Esattamente. Però è importante. Però ecco, questo è diciamo, ognuno si allena come vuole, però poi se vuole migliorare, infatti io per migliorare nella maratona poi ho dovuto seguire un programma specifico e mi sono migliorato di 20 minuti dopo 4 anni. Quindi